Sono Luigi Grassi, il medico dell'ospedale delle Bambole di Napoli. Io riparo, come si può vedere in questo laboratorio, ho degli oggetti d'amore. Io l'ho fatto da che sono nato, perché ero piccolo e stavo nella bottega di papà, che poi era la bottega del nonno, del bisnonno, e bis. Adesso faccio questo come lavoro mio, lo faccio con molta gioia, perché è il mestiere che mi piace. Perché ogni oggetto che portano a restaurare da me sono cose di sentimento. Perché per ricordarsi di un oggetto che è del nonno, della mamma, della sorella, di un familiare che non c'è più, loro conservano questo ricordo bello, e non è gente poetica. Sono aiutato adesso da una figlia che collabora con me e mi dà una mano molto valente e molto laboriosa. Cioè, questa bottega è un'istituzione in questa città, no? È un lavoro particolare, nato in questa città, dalla nostra famiglia. Cioè, le bambole da noi escono sempre pettinatissime, sempre truccatissime, cioè riprendono proprio il colorito di una volta. E questa è una cosa bella, perché diciamo che poi il cliente, quando rivede la sua bambola che è venuta qui pallida, che aveva perso il poco del colore, con questi capelli tutti messi male, così, cioè come se fossero venuti realmente a fare un intervento di lifting. Questa è la parte che a me piace moltissimo. Io sono maestro d'arte, mia figlia è maestra d'arte. Devi essere un po' scultore, un po' pittore, un po' tutte queste cose che si mettono insieme. Se non sei bravo, che cosa puoi fare? A me piacciono le bambole, ci sono le bambole a casa, le bambole nel negozio, le bambole nel negozio di mia figlia. E allora li tengo intorno a me, perché la bambola ti rende felice, ti rende allegra. E vogliamo più da questa bambola.